Salve a tutti appassionati del Re del Terrore, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Sebby e oggi parliamo del Diabolik numero 3, quindi uscito a marzo, uscito ieri, e io ve lo recensisco oggi che è il 2. Il titolo è La memoria inganna. Allora ragazzi, partiamo subito con i voti. Andiamo a parlare della copertina e quindi Matteo Buffagni per me in questo numero, in questa copertina, prende un bel 7. Vi faccio vedere appunto la copertina, ci sono i due protagonisti principali, quindi secondo me Matteo, pur non essendo una copertina così che resterà nella storia o in un certo senso spettacolare, però ha riassunto bene quello che è l'essenza di questo fumetto. Ci sono da una parte Ginko, dall'altro c'è Diabolik, dall'altra parte c'è questo pozzo con un uomo che scende dentro. Ed è appunto il fulcro e la chiave di tutta la storia. Per quanto riguarda la sceneggiatura, invece, andiamo a dare subito il voto a Roberto Altariva, che prende un 8, ed è un voto da condividere anche con Gomboli, Andrea Pasini, è nato anche da un'idea di Bondi e Iudica. Quindi tutti quanti prendono, dal mio punto di vista, 8, perché è una trama ben costruita, ben architettata, un po' diversa dal solito, e appunto vedremo Diabolik e Ginko collaborare, in un certo senso non collaborare insieme, ma avere più o meno le stesse idee. Tant'è vero che alla fine Ginko dice non so se mi brucia di più il fatto che grazie a lui se riuscirò da questa situazione o il pensiero che, benché schierati ai lati opposti della legge, siamo molto più simili di quanto non voglia ammettere. Qui c'è un po' l'essenza di tutto, no? Queste due menti, queste due intelligenze che si scontrano, in questo caso lavoreranno insieme. Non lavoreranno insieme, lavoreranno per lo stesso scopo, diciamo così, perché c'è un uomo che è abbastanza ricco e ha dei gioielli in casa che tiene nascosti in una cassaforte segreta. Arrivano dei banditi in casa e vogliono aperta la cassaforte, sono a conoscenza che ce n'è un'altra, e al termine di una volta che hanno ottenuto il bottino uccidono quest'uomo, scappano attraverso poi una serie di vicissitudini, verranno rintracciati dalla polizia. L'uomo che ha sparato appunto a quest'uomo molto ricco viene ferito alla testa, da lì in poi non ricorderà più, infatti il titolo La memoria inganna si riferisce a questo, non ricorderà più dove ha messo i gioielli. Ma è vero o non è vero? Entrambi, sia Diabolik che Ginko, gireranno un piano per cercare di risalire dove sono finiti questi gioielli. Ed è questo qua la parte più bella appunto del fumetto, perché addirittura, pensate un po', Ginko riuscirà, sfuggirà un piano addirittura per far evadere questa persona, per cercare insomma di riuscire a risalire dove sono questi gioielli, che come vedete qua sono in fondo a un pozzo. Per ultima cosa parliamo dei disegni, con il voto a Pierluigi Cervellieri, che io do un 6. Ho trovato i disegni un po' piatti, un po' così, in un certo senso anche altalenanti. Io vi faccio vedere un paio di tavole, per esempio qui a pagina 10. Insomma, mi sembra un po' un disegno un po' scolastico, vedete qui, magari mi tolgo così mette un po' più a fuoco, vedete qui queste sagome, insomma. Non dico quasi che questi sono dei disegni che magari ricalcando, copiando così a vista sarei in grado di fare pure io, perché non... Però, voglio dire, non sono dei disegni che mi hanno soddisfatto tantissimo. Ci sono alcune... Mi sarebbe piaciuto anche che avessero stato un po' di più. Per esempio, guardate che bella questa immagine. Questa immagine in cui si ha la rottura, diciamo così, della striscia, con questa donna che va dalla... però questa è veramente un'eccezione in tutto il fumetto. Ne avessero fatte molto di più, il voto sarebbe stato più alto. E poi quello che mi lascia perplesso è che in alcune tavole, per esempio, come vi faccio vedere qui, Eva è fatta molto bene, disegnata molto bene, anche qua gli occhi di Diabolik sono fatti molto bene. Insomma, però ragazzi, io non mi sentirei di dare di più di una sufficienza. Con questo io ho concluso, vi lascio alla schermata finale che riassume tutti i voti e scoprirete anche il voto totale di quest'albo. Noi ci vediamo al prossimo video con un'altra recensione scarsa.
Ciao.